Vangelo Daily, il podcast che ci accompagna ogni giorno con il Vangelo. Buon ascolto. Venerdì 10 marzo, lettura del Vangelo secondo Matteo, capitolo 21, versetti 33-46. E in quel tempo Gesù disse ai principi dei sacerdoti e agli anziani del popolo: ascoltate un'altra parabola. C'era un padrone che piantò una vigna e la circondò con una siepe, vi scavò un frantoio, vi costruì una torre, poi la affidò dei vignaioli e se ne andò. Quando fu il tempo dei frutti, mandò i suoi servi da quei vignaioli a ritirare il raccolto, ma quei vignaioli presero i servi e uno lo bastonarono, l'altro lo uccisero, l'altro lo lapidarono. Di nuovo mandò altri servi, di ultimo mandò il proprio figlio, pensando che avessero rispetto per lui, ma dissero tra sé: costui è l'erede. E presero, lo cacciarono fuori e lo uccisero. La parabola che ascoltiamo oggi è una sintesi molto bella, ma anche stringata, di tutta la storia della salvezza del popolo di Israele. Israele che viene portato alla luce più volte da Dio, che viene accudito attraverso i profeti, che viene richiamato tramite i giudici, che viene preso per mano attraverso i giusti del popolo stesso, ma che continuamente uccide i suoi profeti e soprattutto tradisce Dio e si allontana dall'alleanza perché pensa di poter fare a meno di Dio stesso. È interessante notare in questo brano la premura che Dio usa per il suo popolo, l'attenzione nel piantare la vigna, la protezione che gli crea intorno con una siepe perché gli animali non possono entrarvi, la costruzione del frantoio, un torchio che spreme il frutto della vigna, una torre che serve per depositare i frutti. Ma è anche la tragica storia di Dio e dell'umanità, di una incomprensione che fatica a risolversi. L'uomo non riconosce il suo creatore, si sostituisce a lui. Ecco il peccato di fondo, la tragica fragilità dell'essere umano, credere di essere autosufficiente, senza dover rendere conto, misconoscere il proprio limite. Ancora oggi accade così. In questi deliranti tempi in cui invece di riconoscere la propria origine e la propria dignità, l'umanità pensa a come fregare colui a cui appartiene, nega l'evidenza e si dà il diritto di calpestare ed eliminare qualsiasi cosa e persona che rinfacciano i limiti della nostra libertà. Ma l'Evangelista Luca è anche capace di dipingerci un'immagine bellissima di Dio, quella di un Dio onnipotente fermato dal nostro rifiuto, che come un genitore ferito, un amico che si scopre improvvisamente tradito, rischia la vita del figlio, pensando, così facendo, di suscitare rispetto nell'uomo, se non giustizia. E invece no. Anche questo gesto è stravolto, incompreso. Questo brano lo possiamo benissimo applicare anche a noi come Chiesa. Non è una parabola fatta solo per il popolo di Israele. Anche noi molto spesso eliminiamo Cristo e lo rifiutiamo. Anche a noi, Chiesa, Dio manda dei profeti che noi uccidiamo, emarginiamo, esiliamo. Padre Turoldo disse una volta: mi hanno insegnato il Vangelo e poi mi hanno proibito di viverlo. Sarà questo anche il destino della nostra Chiesa? Anche a noi verrà tolta la vigna? Grazie per aver meditato insieme questa settimana. Vangelo Daily si trova su tutte le piattaforme podcast in streaming e si mantiene grazie al vostro contributo. Vi piacerebbe sapere come contribuire? Scrivete all'email vangelodaily@gmail.com. Che Dio vi benedica. A lunedì.